da Andrea, oggi parleremo del seminatore di Millet. Ma prima diamo uno sguardo alla vita di quest'autore. Jean-François Millet nasce nel 1814 e muore nel 1875. Le sue opere rappresentano soprattutto contadini e gente povera, in quanto lui voleva esprimere una polemica sociale. Il quadro della sua svolta nella carriera artistica fu Il Seminatore, che ebbe un grande successo non soltanto tra i repubblicani ma anche tra la critica di sinistra. Egli rimase comunque un grande paesaggista, infatti le sue opere saranno un preannuncio della pittura simbolista. Millet fu un grande artista, realizzò infatti 500 opere e oltre 3.000 disegni ad acquarello e pastello, di cui fu un grande interprete. Il Seminatore è un'opera del 1850 che attualmente si trova al Museum of Fine Arts di Boston. L'opera presenta comunque diverse versioni e raffigura un contadino che nelle prime luci dell'alba sta piantando i semi mentre dei corvi gli mangiano il seminato, e questo sta a rappresentare comunque la fatica del contadino. Possiamo osservare come questo contadino, nonostante presenti delle vesti molto colorate, sia povero. Inoltre, per quanto riguarda il viso, possiamo vedere che esso è coperto da un cappello e quindi questo contadino ci è uno sconosciuto. Tuttavia il suo sguardo ci trasmette un misto tra tristezza, determinazione e sforzo. Possiamo osservare come la prospettiva di questo quadro sia dal basso verso l'alto, e questo fa in modo che il contadino sembri più grande. Possiamo osservare come Millet abbia studiato a fondo l'anatomia del contadino, tanto che nella muscolatura ha ripreso i muscoli realizzati da Michelangelo nelle sue opere. Inoltre possiamo vedere come egli conosca gli antichi, come per esempio Leonardo con la sua Annunciazione e Raffaello con lo sposalizio della Vergine. Per quanto riguarda i colori, possiamo osservare che egli abbia utilizzato i colori che richiamano il mondo della terra per dare ancora più scandalo all'opera. Infine possiamo osservare come l'opera non sia un'opera statica ma un'opera in movimento. Il video finisce qui, ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì e venerdì alle ore 21. Mi raccomando, se hai qualche domanda o un suggerimento di un video, scrivimelo qui sotto nei commenti. Alla prossima!